In quarantena è facile aver voglia di scappare e fuggire dalla finestra, perché ce lo dice il nostro istinto. Ma che cosa accade alla nostra mente? Abbiamo intervistato la psicologa Elisa Accorneo, che ci ha spiegato gli effetti della quarantena sulla psiche. Sentiamo che cosa dice. Il proseguo di questa situazione è caratterizzata da una percezione di una minaccia da parte del nostro cervello, effettivamente concreta e reale, che attiva in noi una risposta da stress, definita la reazione di attacco-fuga, che è quella più istintiva, che si percepisce in maniera legata alle immagini, alle notizie che ci vengono date, e in questo senso credo che anche proprio la componente di fiducia che riponiamo nelle istituzioni di fronte a una situazione in cui il nemico è invisibile. Il meccanismo di attacco-fuga ci porta, come dire, ad accumulare una serie di tensioni e di energie che però non possiamo scaricare. Situazioni in cui non possiamo né attaccare né scappare e l'impotenza è massima e il nostro organismo un po' per difenderci ci blocca. L'invito è quello di cercare di mantenere i propri contatti sociali, soprattutto con dei canali che comunque mantengano un contatto visivo. L'indicazione che viene data è di coltivare i sentimenti di gentilezza e di gratitudine, perché sono dei meccanismi che ci connettono alle altre persone in maniera protettiva rispetto a quella irritabilità e rabbia e nervoso che si attiva un po' in conseguenza di tutta questa tensione. Ha un effetto positivo nel contrasto dell'ansia, della depressione. Al di là degli orgogli nazionali, bisogna vedere quanto ognuno di noi riesce a cogliere questa cosa come una risorsa, che poi la seduzione di unirsi cercando un nemico esterno è sempre molto forte. Cioè, siamo in una situazione che è uguale in tutto il mondo. È possibile prevedere un post-quarantena sotto il punto di vista psicologico? Ma credo che anche questo sia difficile perché non è ancora prevedibile il post-quarantena da un punto di vista pratico. Quindi ci sono questioni concrete come i lutti da affrontare, ma anche la perdita del lavoro, a cui consegue chiaramente la perdita del proprio status, ma anche la perdita un po' della propria identità e dei propri obiettivi. Quali sono quindi i suoi consigli per affrontare al meglio questa quarantena? L'immobilità del corpo aumenta il senso di impotenza, anche attività nuove, quindi non so, imparare un ballo nuovo, fare piccole cose che non abbiamo mai fatto attingendo dalle risorse anche gratuite della rete, ma anche di tenere viva, tenere attiva la mente, coltivare comunque degli interessi è molto importante per la salute anche mentale.